Qui un incontro probabilmente proficuo anche per chiarire un po' di situazioni su cui magari a livello locale si discute, però quando arriva all'istituzione Stato probabilmente si è un po' più chiari. Un incontro fortemente voluto e credo anche chiarificatore rispetto a quelli che sono i rapporti tra il Comune, la struttura commissariale, lo Stato centrale e la Regione Campania. Tutti enti presenti oggi a questo tavolo e abbiamo visto in queste due ore di dibattito anche acceso, anche forte, la presenza dello Stato vicino rispetto alla problematica terremoto e rispetto ai tanti problemi che ancora ci tocca affrontare. Il Comune di Casamicciola oggi, anche se tra mille difficoltà, in una situazione in cui ci vede con una casa comunale ancora in qualche modo una situazione abbastanza provvisoria, ci vede lavorare tutti i giorni rispetto a quelli che sono gli impegni che toccano a noi. Si è affrontata la questione ricostruzione, si è affrontata la questione zonizzazione sismica, sono stati chiariti i tempi entro i quali noi avremo lo strumento della zonizzazione, i comuni si sono impegnati entro fine anno, anche grazie allo studio dell'università, a redigere il PUC, strumento urbanistico necessario per poter avviare la ricostruzione vera e propria, cioè quella lì materiale. Bisogna adesso sicuramente lavorare su quelli che sono degli argomenti un poco più ampi e credo che la questione posta sul tavolo del piano paesistico, credo che quello sia un dibattito che riguarda sì l'isola d'Ischia, ma riguarda probabilmente anche un dibattito politico che una volta e per tutte va affrontato, cioè dare la possibilità finalmente di poter chiarire una volta e per tutte cosa è permesso costruire e cosa no, in che modo e dove, perché l'isola d'Ischia non può continuare a vivere nella provvisorietà, vivere in una situazione in cui ci vede con delle istanze di condono ancora in evase dopo 40 anni, istanze di condono, immobili presso i quali i cittadini hanno pagato regolarmente dei tasse, i notai hanno effettuato dei rogiti, hanno permesso di vendere e dare anche un valore edilizio a questi immobili, di donare questi immobili, quindi la problematica condono una volta per tutte va sviscerata, la problematica condono edilizio e abusivismo edilizio, sia nell'interesse dei cittadini dell'isola d'Ischia, credo sia nell'interesse di tante realtà della terraferma che hanno i nostri stessi problemi. Ne parlavo prima con l'onorevole Federico che è presente in Commissione Ambiente, credo che sul tavolo probabilmente del Parlamento e nell'agenda politica di questo governo la questione condono edilizio, quindi sia una questione che finalmente vada affrontata in maniera seria e non più demagogica. Bisogna saper rispondere agli attacchi che sono spesso arrivati e bisogna chiarire del perché il fenomeno abusivismo edilizio è esistito sull'isola e perché oggi ci troviamo in questa situazione. Sono ottimista, sono fiducioso, sento la presenza dello Stato vicino alle nostre comunità e chiedo ai terremotati, agli amici che purtroppo ancora sono negli alberghi o hanno il contributo di autonoma sistemazione, vivono in situazioni di alloggio provvisorio, di avere fiducia e di avere soprattutto pazienza, la pazienza necessaria per poter arrivare a quella ricostruzione che tutti auspichiamo per noi, per le nostre generazioni, ma soprattutto per i nostri figli, a cui abbiamo l'obbligo morale di lasciare degli immobili sicuri che possano in qualche modo, ecco qua, non lo voglio dire, ma possano farci dormire sonni tranquilli per il futuro.